Donato. Qual è il tuo nome? Se tu vuoi dare lì, ho una moneta con la testa del di dove sei? Io sono davanti. Quanti siete in famiglia? Come ti chiami? Manca per te. Quanti figli hai? Sei. Ordini o neanche? Avanti. Mio marito è malato, non è potuto. Vogliamo il nome di Leonardo. La storia che vogliamo raccontarvi questa sera non ha tempo e non ha spazio. Potrebbe essere accaduta molte centinaia di anni fa, o addirittura potrebbe essersi verificata anche 2000 anni fa. Anche il luogo sembra sfumato nelle nebbie dei ricordi, o vivido nella concretezza di un testimone oculare, di chi quasi assiste alla scena, si trova sul luogo, percepisce le dimensioni, le distanze, la tensione emotiva. Strana storia quella che stiamo per raccontarvi questa sera. Innanzitutto si svolge in una terra arida e desertica, probabilmente durante un freddo inverno, come tanti da quelle parti. Un popolo caparbio è soggetto alla dominazione straniera e con essa deve fare i conti. Con essa e le sue soldatesche, i suoi potenti e le sue credenze, mentre intorno le alture rocciose disegnano il paesaggio e un sole appena accennato regala l'illusione di un calore soffice. La storia che vogliamo raccontarvi questa sera ha tanti protagonisti. Facce note, nomi conosciuti. Gaspare, signore di Saba. Melchiorre, anziano re delle terre d'Oriente. Baldassarre, mitico re di Babilonia. E poi Erode Antipa, re di Giudea. Ponzio Pilato, governatore di Giudea. E per ultimo, i protagonisti. Giuseppe, Maria, Gesù. Lo avrete già capito. La storia che vogliamo raccontarvi è la storia del Natale cristiano. Di quell'incredibile vicenda che avrebbe cambiato le sorti dell'umanità, ovvero la nascita del Messia nel corpo di un bambino che avremmo chiamato Gesù. Ma non solo un racconto, quanto piuttosto una scommessa, fatta insieme ad un libro scritto da Andrea Tornielli. Questo, Inchiesta su Gesù Bambino. Come tutti i libri, anche questo trae spunto e suggestione da una circostanza casuale, da un piccolo indizio, da un semplice dettaglio. Da un appunto trovato quasi per caso nel diario di Giovanni Papini, datato 1947. 23 dicembre. Molta gente, molti auguri. Mi accorgo però che nessuno pensa veramente alla natività di Cristo e al suo significato. Cosa voleva dire Papini annotando queste righe? La risposta, suggerisce Tornielli, l'ha data molti anni dopo il cardinale Giacomo Biffi nel corso di un'intervista. La rilevanza di Cristo si impone a tutti, credenti e non credenti. Chi scrive una lettera mettendo la data si richiama a Cristo. Chi a Natale mangia il panettone, inconsapevolmente rende onore a Cristo. Bisognerebbe conoscere più da vicino questa persona che condiziona così tanto alcuni aspetti della nostra vita. Non è dunque inutile porsi la domanda su chi sia veramente quel bambino sulla mangiatoia, la cui statuetta viene posta al centro dei nostri presepi. Chi sia, dove sia nato, e anche se sia veramente esistito. Quali sono state le circostanze della sua venuta al mondo? Quali fonti abbiamo per raggiungere una qualche certezza su tutto ciò? Quali i problemi che ci si aprono davanti, cercando di scoprirli? Ma andiamo per gradi. Innanzitutto, è davvero esistito un uomo chiamato Gesù? Il figlio del carpentiere, appartenente alla stirpe di David, nato da Maria di Nazareth, vissuto in famiglia fino a 30 anni, l'uomo divenuto protagonista di un marginale episodio di cronaca nell'irrequieta Gerusalemme governata dai soldati di Ponzio Pilato, appeso ad una croce come un malfattore tra i malfattori. L'uomo che i suoi amici sostengono di aver visto risorto dopo 3 giorni passati nel sepolcro. Quest'uomo ha davvero calcato la terra di Palestina nei primi decenni della nostra era? Forse questa domanda sull'esistenza storica di Gesù è necessaria all'inizio di questo viaggio, perché almeno un centinaio di autori nei secoli scorsi hanno addirittura affermato che Gesù di Nazareth in realtà non sarebbe mai esistito. Per esempio, Bruno Bauer, critico tedesco. Per lui i Vangeli non avrebbero valore storico. E le testimonianze romane e giudaiche su Gesù sono tarde, secondarie o inventate. Rimuovendo queste testimonianze, le prove dell'esistenza di Gesù svaniscono e Gesù con loro. Egli diviene il prodotto, non il produttore, del cristianesimo. Per George A. Wells,
docente di tedesco al Birkbeck College di Londra. Le parti più antiche del Nuovo Testamento presuppongono che Gesù sia veramente vissuto, ma la mancanza di prove dettagliate e di significative conferme esterne ai Vangeli non permettono di raggiungere alcuna certezza in merito. Ma è ormai universalmente riconosciuta l'esistenza di fonti preesistenti ai Vangeli scritti. Parliamo di fonti orali o anche scritte, delle quali non abbiamo ovviamente testimonianza, ma sulle quali si sono basati gli evangelisti per scrivere i loro racconti. L'esistenza di queste fonti preesistenti ai Vangeli ci avvicina dal punto di vista temporale sempre di più ai fatti narrati e toglie di fatto la possibilità, lo spazio per un'invenzione da parte della prima comunità cristiana che avrebbe in qualche modo inventato la fiaba dei Vangeli. Senza contare poi le numerose fonti extraevangeliche che ci parlano di Gesù. Per esempio, lo storico Mara ben Serapion, in una lettera al figlio, parla di un re dei Giudei. Poi c'è Plinio il Giovane, senatore e avvocato romano, che cita più volte Cristo. Anche Tacito, il più grande storico romano, parla di Gesù. E Celso, il filosofo greco neoplatonico, nel suo Discorso vero contro i cristiani, parla delle origini del Nazareno. E lo storico ebreo Giuseppe Flavio, appartenente ad una famiglia di nobile stirpe sacerdotale, descrivendo la storia del suo popolo nelle antichità giudaiche, parla di Gesù. Bene, le fonti extra evangeliche, quelle che nel giornalismo contemporaneo corrisponderebbero ai riscontri, ci permettono di continuare. Ci dicono che non stiamo buttando via il nostro tempo. Vale la pena dunque di andare avanti. E nel farlo circoscriviamo l'ambito della ricerca alla nascita di Gesù bambino e alle circostanze specifiche che riguardano la sua famiglia. Sia Matteo che Luca, gli unici a proporci i Vangeli dell'infanzia di Cristo, elencano ciascuno una nutrita genealogia di Gesù. Nel primo dei due testi, quello di Matteo, troviamo alcuni nomi di donne, ovvero Tamar, Rahab, Ruth e la moglie di Uria, vale a dire Bezzabea, e infine Maria. Ebbene, almeno tre delle prime quattro erano considerate peccatrici. Tamar era la nuora di Giuda, figlio di Giacobbe, e si era prostituita a lui. Rahab, una prostituta di Gerico, che aveva tradito la sua città. Ruth era una pagana che si era offerta a Boaz, costringendolo a sposarla. Bezzabea era l'adultera divenuta amante di Davide, che, per averla, fece uccidere il marito Uria. Ha scritto Charles Peguy, il grande poeta cristiano del secolo scorso. È davvero una generazione carnale, perché passa attraverso dei crimini di carne. Bisogna riconoscerlo, la genealogia carnale di Gesù è spaventosa. Pochi uomini hanno forse avuto tanti antenati criminali, così carnalmente criminali. È in parte ciò che dà al mistero dell'incarnazione tutto il suo valore, tutta la sua profondità, tutto il suo furore, tutto il suo carico di umanità. Eppure rimane il mistero su questo stato di famiglia così poco raccomandabile e sul perché l'evangelista Matteo abbia deciso di raccontarlo in modo così chiaro ed esplicito. Una possibile spiegazione riguardo a questi quattro personaggi un po' equivoci della genealogia di Gesù sta di fatto che tutti e quattro hanno avuto una situazione matrimoniale, potremmo dire, irregolare e in qualche modo aiutano a presentare la figura finale, e cioè che è quella di Maria e il suo concepimento anomalo. Un altro dato importante di queste quattro donne della genealogia di Gesù è il fatto comunque che, pur essendo irregolari, tra virgolette, il loro concepimento, i figli che loro danno alla luce, contribuiscono a portare avanti la stirpe di Davide attraverso l'intervento di Dio. E questa caratteristica è importante per arrivare a Gesù di Nazaret. Dunque, un'unione scandalosa o irregolare, quella fra Maria e Giuseppe. Ogni buon giornalista non può che lasciarsi affascinare da questi primi indizi e farsi guidare dalla curiosità, scavare nei personaggi e conoscerli meglio. E allora,